La forte ondata di caldo che da oltre una settimana interessa l'intera nostra penisola sta per terminare. Ondata di caldo che su molte regioni ha assunto carattere di eccezionalità, sia per intensità che per persistenza. Va menzionato il valore di temperatura massima raggiunto in provincia di Siracusa, ben 48,8 gradi centigradi, dunque quasi 49 gradi, una temperatura mai registrata in Europa, dunque valore record a livello continentale. Ora si attende però la convalida da parte dell'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, vale a dire controllare se la stazione meteorologica non ha avuto nessuna avaria tale da alterare la temperatura rilevata. Sulla nostra regione, intanto, per molti giorni consecutivi abbiamo registrato valori di temperatura massima nell'ordine dei 40 gradi centigradi e tale valore è stato superato nella giornata di martedì 11 agosto nel Vallo di Diano, dove a Padula abbiamo avuto una massima di 40,5 gradi centigradi. Ma un dato molto importante, legato sempre al fattore termico, è stato il valore di temperatura minima registrato su quasi l'intera regione. Ebbene, quando tale valore non scende al di sotto dei 20 gradi centigradi, le notti sono denominate tropicali. Questo è accaduto per 15 giorni consecutivi, dall'inizio di questo mese fino ad oggi. Prendendo come riferimento due località con posizioni geografiche e altimetriche differenti, Altavilla Silentina e Ascea Marina, è stata rilevata da entrambe le stazioni una temperatura minima superiore a 25 gradi centigradi in 6 giornate comprese tra il 1° e il 15 agosto. Questo ci dà l'idea del grado di intensità di questa ondata di caldo. Ora l'evoluzione per i prossimi giorni vedrà un netto ridimensionamento della calura grazie all'affondo di una depressione dal nord Europa, depressione che non si insedierà sul Mediterraneo, dunque nessun stravolgimento barico e di conseguenza nessun cambiamento significativo, ma determinerà solo una netta diminuzione delle temperature grazie all'inserimento di correnti da ovest-nord-ovest che garantiranno un ricambio d'aria riportando i valori termici entro le medie del periodo o qualche grado al di sotto. È chiaro che i primi contrasti potrebbero determinare condizioni di instabilità con qualche rovescio temporalesco che interesserà maggiormente le aree montuose. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Martedì 17 agosto, cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso ovunque, con nubi basse al mattino lungo la costa. Non sono previste precipitazioni, temperature in lieve calo dal pomeriggio sera. Venti inizialmente da sud tenderanno a disporsi da ovest, mare da quasi calmo a poco mosso. Mercoledì 18, cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, ai quali saranno associati rovesci temporaleschi sparsi. Più soleggiato invece lungo la costa. Temperature in diminuzione con valori che si riporteranno in linea con la media stagionale. Venti tra deboli e moderati da ovest-nord-ovest e mare mosso. Giovedì e venerdì avremo condizioni di bel tempo ovunque con temperature gradevoli, tipiche dell'estate mediterranea. Probabile ritorno del caldo tra sabato e domenica, ma assolutamente non ai livelli di quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, a presto da Giuseppe Stabile.